Allora, adesso vediamo se riusciamo a mettere in onda anche i messaggi che sono arrivati, così diamo la risposta ai nostri telespettatori. Però la parola adesso a lei, dottore, settore immobiliare. Ma diciamo che riallacciandosi a quello che è appena stato detto, anche dal punto di vista immobiliare, in Italia non parliamo tanto bene l'inglese, no? Nel senso che purtroppo non abbiamo una dovuta attenzione, anche in questo caso, a quello che è il mercato in questo momento davvero più vivace, che è quello dello straniero in Italia, che ormai sta continuando a confermarsi un mercato di grandi opportunità per noi. E dove però, tolti gli investitori istituzionali, che ovviamente hanno altre logiche e hanno anche altri sistemi di approccio al mercato, l'investitore che potremmo definire retail, quello che compra la sua seconda casa o per utilizzo o per investimento o per qualcosa che possiamo definire misto tra le due cose, si trova in Italia ad avere una serie di problematiche, di limiti. Le banche fanno molta fatica a finanziare uno straniero in Italia molto di più della fatica che fanno le banche estere a finanziare un italiano all'estero. Un americano in Italia non è finanziabile per policy. Un italiano negli Stati Uniti viene abitualmente finanziato. Quindi Ho questo già capito. sicuramente, questi sicuramente sono dei paletti che limitano quello che in realtà potrebbe essere un altro ingrediente molto importante nella ricetta del risanamento, cioè quali sono le Quindi piazze immobiliari che lei giustamente prima ha chiesto, ma negli altri paesi cosa è successo? È successo che dove il mercato è più aperto allo straniero, al buyer internazionale, è dove le crisi si risolvono prima. Dove invece c'è chiusura in una realtà locale è dove si soffre di più, perché finché la realtà locale, quindi l'economia certo. italiana, non riprenderà come ci auguriamo riprenda, inevitabilmente il mercato rimane stagnante. La cosa paradossale è che l'Italia, essendo una bellissima donna, piace a tutti nel mondo, però è di difficile approccio. Quindi lo straniero arriva qui, se o non è finanziabile, se è finanziabile, mi fa sorridere, ma ultimamente ho visto dei casi in cui le banche, al di là del fatto che molto spesso non sono attrezzate con personale che parli inglese, non sono nemmeno attrezzate con della documentazione o della richiesta di documentazione tradotte in lingua che possono facilitare. Quindi le banche pretendono che il francese, l'inglese, chi forse finanzieranno, conosca l'italiano. Quindi tutti questi limiti ci stanno facendo perdere un treno che è quello più rapido in questo momento in Italia. Ai noi. E allora, colpa delle banche di nuovo, e poi rispondiamo alla domanda Ma relativa alle quello banche. che diceva Ecco qua, la. buongiorno, voi volevo sapere se in questo momento conviene tenere i soldi in banca oppure investire in obbligazioni e se è vero che le obbligazioni non hanno nessun rischio. Grazie, Filippo da Mestre. E l'altro del discorso invece che chiedeva del bail-in che è in vigore da Ma gennaio. rispondiamo a tutti e due, insomma, sì, è vero il bail-in, sì. Sostanzialmente cosa significa? Che per evitare il dissesto la banca può, tra virgolette, avvalersi delle azioni e delle proprie obbligazioni, delle proprie azioni per evitare una fase di dissesto, che se for, tra virgolette, quindi evitare guai maggiori. Qualora ce li avesse, non necessariamente Qualora, qualora cioè, ce li qualcuno avesse. ha azioni di una banca o obbligazioni di una banca, le compri azioni e obbligazioni se è il caso di una banca che abbia dei requisiti patrimoniali di solidità che comunque diano certe garanzie. Non esistono obbligazioni senza rischio, non E esistono. lei rispondendo quindi alla domanda del Qui nostro non esistono. telespettatore. Ogni strumento finanziario ha il suo VAR. No, VAR è quella. Rischio. Sì, io la vedo come Buffett, do un'interpretazione positiva, è questa carica potenziale, no? Potenziale, che è un rischio, nel senso che è un'oscillazione che può andare anche in negativo, ovviamente. Molto bassa per i titoli di Stato, quindi sotto l'1% per i titoli a 12 mesi, più alta se i titoli sono più a lungo termine. Faccio un esempio molto banale e molto semplice di come funzionano i mercati, no? Quando la gente sente rialzano i tassi, vado bene, ribassano i tassi, vado male. Allora, se si alzano i tassi, cosa succede alle obbligazioni? Le obbligazioni scontano questo rialzo dei tassi. Cosa vuol dire? Che se in vita ci sono obbligazioni che hanno un tasso fisso, supponiamo al 2%, e i tassi salgono, ormai il 2% non può essere toccato, una cedola c'è scritto Certo. 2%, quello che cambia è il prezzo del titolo, che scenderà. E Qualora la vendi. quindi scendere cosa vuol dire? Che io non ho più 100, ma avrò 99.
E quindi, secondo l'opinione comune, sto perdendo. In realtà, no, mi sto adeguando ai nuovi tassi. Democrazia. Ok. Bellissimo, diplomatico. Un attimo sulla telefonata, pronto? Pronto, Buongiorno, dove chiama? Da pronto. dove? Dalla provincia di Venezia, da Sì, prego, Milano. prego, dica, dica, ne sentivamo. Niente, volevo dare un'informazione Scusi una cosa, sì, sistemi bene per. ai suoi ospiti. Oh, sì. Io non so dove prendono loro le informazioni, io non so niente di loro, ma so quel che ho raccolto, il fatto di informazioni dal 1990 a oggi. Le banche in Italia sono al fallimento. Non a caso Monti ha preteso e ottenuto che gli italiani passassero i loro pagamenti, quindi pensioni, stipendi e pagamenti vari, tutto attraverso i conti correnti, proprio per far circolare liquidità attraverso le banche. E le banche oggi non daranno mai credito, mai le banche italiane, perché le banche italiane, ripeto, sono già fallite. Come fallirà l'Italia? Ricordatevi di questo. E tutto questo è stato ben organizzato per volere di qualcuno fuori dall'Italia, dalla mafia della politica italiana. Ricordatevi che l'Italia è governata dalla mafia. Punto Va bene. e basta. Buongiorno, signori. Buongiorno, grazie del suo intervento. Zara dopo. Spero di no. Però non credo che le banche italiane falliranno, se per questo può servire a rincuorare. Che il nostro sia un paese molto indebitato, questo è vero. Insomma, abbiamo più debiti che ricchezza, no? Il famoso deficit PIL, questo è Che si vero. facciano provvedimenti che cercano in qualche Ma modo di sostanzialmente supportare il sistema. la decisione presa per far passare tutte le transazioni attraverso il sistema del credito, il sistema delle banche, è una decisione presa nel progetto di grande lotta all'evasione e all'elusione fiscale. No? Tutto deve transitare attraverso degli intermediari. La prima norma antiriciclaggio è che non sono vietate tutte le transazioni se non quelle fatte attraverso intermediari autorizzati, che sono le banche. Io posso pagare, ma non posso più darti la sacchetto con il contante, ma devo farti un bonifico, devo Però farti un sempre un costo, assegno. sempre un costo. Ma questo è un sistema corrente in tutto il resto del mondo. 10 anni fa, se tu andavi negli Stati Uniti e ti compravi un maglione pagando, insomma, il contante, ti guardavano, insomma, plastic money esisteva 10 anni fa in tutti i paesi anglosassoni del nord Europa. Noi ancora oggi facciamo molte difficoltà qualche volta, soprattutto persone di una certa età, ma questo non vuol dire a utilizzare il bancomat, la carta di credito. Abbiamo diffidenza attraverso le transazioni online, quando nel resto del mondo questo è moneta comune. Quasi il 70% delle transazioni ex food, cioè fuori dal mercato del cibo, in Inghilterra viene fatto online. Cioè, ci sono catene di supermercati inglesi in cui tu fai la spesa online, entri nel tuo supermercatino che è il tuo iPad, ma anche e soprattutto è un servizio incoraggiato a favore delle persone di una certa età, perché la spesa te la portano a casa. Al di sopra di una certa soglia non paghi il servizio. Forse se da noi Ok? c'è un problema radicalmente un po' diverso, il timore, c'è sempre questa diffidenza alla luce di quello che succede, quindi. Sì, attenzione, c'è una generazione, i famosi millennial, che sono quelle persone nate a cavallo del cambio di secolo, quelli 30, trentenni, 35enni di adesso, che sono quelli più attenti alla qualità dei prodotti, quelli che hanno anche in proporzione meno risorse da spendere, per cui sono più attenti a spenderli, quelli che consultano gli annunci immobiliari su subito.it. Quelli che comprano su Amazon, Zalando e tutti gli altri siti, quelli che leggono il bugiardino dei farmaci. C'è una fetta importante che è già là, non Certo, trascuriamola, ci assolutamente. dipingiamo Quindi, peggio di quello che siamo. infatti, dopo do la parola a Cinel. Sì, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, da dove chiama? La provincia di Venezia, sono Sì, Augusto. dica, velocemente dica, il tempo vola. Ah, sì, velocementissimo. Allora, volevo solo darle
ragione alla telefonata del signore di prima. È vero che le banche in Italia e anche oltre sono fallite. Anche l'Italia è fallita. Da quando che una banca si avvale dei risparmi dai 100.000 euro in poi per salvare i loro conti, cosa vuoi pretendere dalle banche? Vuol dire che sono fallite. Uno quando ha bisogno di rientro vuol dire che è fallito. È fallito. Come che è fallito l'azienda Italia, perché non è uno Stato, è un'azienda, è fallita, perché ci hanno caricato di tasse per mantenere parassiti. È inutile che lo volete negarlo. È vero, l'Italia è fallita, è fallita, come le banche. Hanno voluto seguire le balle degli americani e questo è chiaro. Portato alla distruzione nostra economica. Chiaro, grazie. No, non diciamo niente, grazie signor Augusto, cerchiamo di dare delle spiegazioni. Grande diffidenza. Sì, ma sono interessanti ambo le telefonate, perché parlavamo del motivo per cui un mercato immobiliare italiano si trova in questa condizione. Abbiamo citato il political power, abbiamo parlato dell'economical activity, non abbiamo citato, ma queste telefonate l'hanno citato per noi, l'intellectual power, tra cui c'è la considerazione, che un cittadino ha della realtà in cui si trova. Questo no, ma infatti loro sono sintomatiche, perché la situazione è ma non questa. È solo sintomatico, crea effetti. Certo. Quindi questa considerazione che noi abbiamo, da un lato è sintomatica di problematiche che sicuramente sono reali, presenti, certo, alquanto gravi e che hanno una serie di sfumature, no? Ma dall'altro lato, a loro volta, condizionano i mercati, tra cui il mercato immobiliare. Perché io, investitore, che non ho bisogno magari di accedere al credito, dovrei investire i miei denari in immobili in un paese dove, oltre tutto quello che abbiamo detto prima, c'è questa considerazione del cittadino medio riguardo alla realtà, giusta o sbagliata che sia. Anche questo influisce. E siccome questa considerazione è molto diffusa, no, questi sono, non sono due casi, sono... Se l'opinione di, è vero, l'opinione pubblica è questa, e ripeto, non stiamo considerando se ha torto o ragione, sicuramente ci sono molte verità in mezzo alle cose dette, però a sua volta questo condiziona i mercati, tra cui condiziona anche il mercato immobiliare per quella fetta che si chiama investitore. Assolutamente. Siamo arrivati alla fine, dobbiamo chiudere. La battuta di chiusura, Zara, proprio velocissimo. No, è vero, sostanzialmente quello che si diceva prima. Noi non abbiamo mai considerato la banca un'azienda commerciale. Per la prima volta ci viene detto che una banca segue le stesse regole. Però non dovrebbe essere, perché siamo costretti a farci capo. E invece possiamo... Che non dovrebbe essere, è un'affermazione nostra. In realtà è così. Che poi succederà? No, non è mai fallita nessuna banca in Europa. Abbiamo un organo di controllo e vigilanza. C'è la IPO, Alpe, anche, questo, Adria, anche la banca che doveva fallire in realtà è stata salvata dallo Stato austriaco prima, la BCE è intervenuta, quindi... Però questo crea instabilità, cioè sapere giustamente come sì, dice l'esperitore. Sì, è tanto vero che si è soldi, pienamente dice, consapevoli del fatto che la banca ha una funzione sociale e per il fatto che abbia questa funzione sociale sono tutta una serie di garanzie. Certo. Okay. Allora dovremmo parlare ancora di questo, sappiamo che il tema richiede tantissimi interventi, grazie dottor Cinelli di essere stato qui con noi, come sempre Stefano Zara ci supporta, noi ci vediamo penso la prossima settimana, comunque sempre nell'arco dei 7-10 giorni, visto che l'economia e la finanza cambiano così rapidamente, c'è bisogno di avere risposte, non certe, però almeno dai vicine a quella che è la realtà. Grazie a voi di aver partecipato e di averci seguito, ci vediamo domani.